Mare Simonetti di Fanno, è tornato il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, l'evento enogastronomico che è il clou di questa estate marchigiana. Si è presentato ricco di novità, ovviamente non mancheranno grandi ospiti, chef stellati, iniziative collaterali, stand dedicati alla ristorazione e concerti live. E sono tre le aree dedicate alla ristorazione, non potevamo non iniziare dalla Casa del Brodetto alla Fanese, Roberto. Abbiamo due pentoloni davanti che emanano un profumo fantastico. Sì, abbiamo proprio reinterpretato il Brodetto alla Fanese, dove la caratteristica è l'aceto e il discorso, diciamo, del pesce, che era un pesce di retata, dove i pescatori il pesce più rovinato lo capulivano, quello rotto lo buttavano, e quello che si salvava lo mettevano con questa zuppa fatta con aceto e doppio concentrato. Quindi un piatto che è nato povero, ricordiamo anche quali sono questi pesci. Povero, guarda, c'è la cicala di mare, la seppia, c'è la triglia, c'è la calinella di mare, ci mettiamo la coda di rospo e qui noi ci abbiamo messo anche il palombo, diciamo abbiamo messo 8 pezzi questo qui. Normalmente il vero brodetto alla Fanese sui 10 pezzi. Ecco chef, alle nostre spalle ci sono altre persone in questo momento al lavoro, che cosa stanno cucinando? Beh, qui stiamo preparando la frittura, dove viene fatta con scampi, gamberetti e calamari, verdure, e poi abbiamo anche degli antipastini con dell'insalatina di mare. Li passeremo più tardi allora. Perfetto, a più tardi, vi aspetto. Grazie. Grazie. E come vedete anche il personale, i cuochi che giustamente devono preparare la cena per gli ospiti prima di iniziare ufficialmente con la vendita di questi piatti, giustamente mangiano anche loro, che cosa? Buonasera. Ma buonasera, salve. Cioè, praticamente c'è il gnocco al brodetto con la salsa brodetto alla Fanese praticamente. Ecco, anche se siete di parte posso chiedere com'è? Ma direi che va bene, è ottimo, abbiamo fatto la prova, quindi dovrebbe essere speciale, almeno poi facciamo provare ai nostri gentili ospiti. Giustamente, è stato anche assaggiato. Ecco, quali sono gli ingredienti? Buonasera, gli ingredienti sono i soliti mix di pesce che servono per il brodetto. Qui a Fano dicono che sono 7 tipi di pesce per fare il brodetto. E quindi anche questi li avete riportati nel sugo? Esatto, sì, un mix. Anche lei ha già mangiato? Io ho già mangiato, sinceramente io sono fanese, puro fanese, e devo dire che nonostante che il ristoratore è delle colline qua di Monbaroccio, però ha trasferito il suo gusto, la sua capacità, il suo savoir-faire anche al mare. Quindi praticamente dalla carne è passata al pesce con una facilità enorme. È un brodetto, un menù, una frittura proprio alla Fanese, proprio alla Purtulotta, come si dice a Fano. È ottimo, voi siete pronti ovviamente ad accogliere tutti i clienti. Siamo pronti a consigliare, ad accogliere tutti i clienti con la massima disponibilità e con la massima sincerità e con il massimo amore. Benissimo, è vero che lei è anche un telespettatore di Fano TV? Molto, affezionato. Io sono un affezionato di Fano TV e devo dire la verità, siccome lei fa Zonghetti... Il mio cognato fa Zonghetti, non so. Magari una palla in tela alla lontana. Non si sa mai. Grazie mille, buona serata. Arrivederci, grazie a lei. Buon lavoro. Seconda tappa, la Casa del Caciucco alla Livornese. Leonardo, che cosa state preparando? Stiamo preparando una zuppa di pesce e con dei vari ingredienti. Abbiamo del polipo, c'è della canocchia, dello scorfano e sono 5-6 tipi di pesce. Poi questa è proprio la caratteristica? La caratteristica, sì. Poi viene fatto, noi non mettiamo aceto, mentre invece qua tradizionalmente viene spruzzata con l'aceto.
c'è un fondo di cipolla e un pochino d'aglio o aglio in camicia, possibilmente, che non dà dei retrogusti. E poi prepariamo una zuppa, la zuppa così, e una volta portata a ebollizione, a cottura, a parte mettiamo tutto il pesce già spinato, pulito, poi viene versata questa zuppa sopra. Viene fatto brodettare in forno per 14-15 minuti a una temperatura non molto alta, che sennò diversamente si asciuga. Poi viene servito con del pane bruschettato, con dell'olio extravergine qui del territorio, e ho un po' di prezzemolo, ma non a tutti piace, quindi noi cerchiamo di evitare questa cosa. E anche prodotti tipici locali. Sì, certo, cerchiamo di unire un po' i due territori. State preparando anche degli altri piatti? Sì, noi facciamo anche del fritto di pesce, e poi facciamo un paio di primi, degli strigoli con un ragù di pesce. E poi facciamo anche dei gnocchi con delle melanzane spadellate e delle cozze, con un sapore di arancio, una scorza d'arancio. Tocco finale. Tocco finale, esatto. Poi facciamo anche delle patatine fritte, delle verdure pastellate, altre cosine così. E facciamo un'insalatina di cozze, vongole e melone, condita con una vinaigrette e servita anche questa con un filo d'olio sopra. Benissimo, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Un altro pentolone, ma di brodetto alla San Benedettese. Ecco, invece quali sono gli ingredienti tipici di questo piatto? Diciamo che gli ingredienti tipici di questo piatto possono essere tanti, come possono essere pochi. In base a quello che si riesce a trovare nel mercato locale la mattina, facciamo il brodetto alla San Benedettese. Possono essere 4 pesci, possono essere 8 pesci, possono essere 12 pesci, ma può essere anche un solo pesce. Quindi rigorosamente fresco, l'importante è quello. L'importante è sempre quello, certo, certo. E voi certo. Qualche cosa avete messo per questa sera? Questa sera abbiamo messo la seppia, abbiamo messo la mazzolina, abbiamo messo la razza, abbiamo messo il palombo, c'è un po' di tracina, diciamo 5 pesci è quello che siamo riusciti a trovare. Perché... C'è anche qualche altro ingrediente particolare? Possiamo svelare qualche segreto? Beh, la nostra zuppa si caratterizza per l'acidità dell'aceto, aceto di vino bianco, peperoni, pomodoro verde, sì. Non pomodoro pelato, rosso oppure conserva, quindi come vede il brodetto è bianco il nostro, e l'equilibrio dell'aceto e il vino bianco e i peperoni deve essere giusto, non deve andare né a prendere un'acidità troppo forte né poco, deve essere equilibrato. Ecco. Oltre al brodetto anche voi preparate anche altro. Che cosa vediamo alla mia sinistra? Di che cosa si tratta? Alla sua sinistra abbiamo fatto dei piccoli tortini di patata, polipo, sedano e filetto di peperone al forno. Poi facciamo dei filetti di tonno scottato in padella con fagioli borlotti e cipolla dolce stufata. Facciamo dei ravioli ripieni di gallinella o mazzolina, se la vogliamo chiamare mazzolina, con buccia di limone esterna, quindi con un profumo di limone. In più abbiamo Francesco qui che prepara dei maccheroncini ai frutti di mare, un ragù di pesce bianco. E poi abbiamo il nostro caffè del marinaio, che è una particolarità di San Benedetto del Tronto, un moretto rivisitato fatto con ingredienti che non voglio dire. A sorpresa, insomma, quindi invitiamo tutti i telespettatori a venire qua a raggiungerci per provare ovviamente a assaggiare questi piatti, insomma un festival che è davvero diventato l'evento enogastronomico di punta dell'estate marchigiana. Sindaco, un festival che sta diventando sempre più marchigiano, nazionale, internazionale, che quindi valorizza senz'altro la città di Fano. Beh, sta crescendo anno dopo anno, ma quest'anno con le innovazioni è un anno veramente di grande crescita, sia nell'offerta, è ritornato ad essere un festival internazionale con presenze da altri paesi, a cominciare dalla Spagna, ma anche da altre regioni del nostro paese, ma è un festival che si caratterizza anche fortemente come evento regionale, in abbinamento anche con San Benedetto, che sono qua presenti. Ma detto questo, è un programma ricco, ricco per tutti, da iniziare dagli assaggi e dalle opportunità che si offre con le zuppe di pesce e il brodetto in particolare, ma anche con le tante iniziative che compongono il programma, dagli spettacoli, ai cooking show, ai momenti anche di riflessione
dei convegni, quindi veramente un festival a 360 gradi con una partecipazione importante che conferma un ruolo da protagonista alla città di Fano e si inserisce in una pirotecnica estate che è esplosa in questo mese di luglio. Ma la vita è un miracolo e sentivo come un brivido, il mio cuore era un palpito e volavo come un angelo, il mondo era dietro l'angolo, tutto il mondo. Seconda giornata dedicata al festival, come sempre in prima linea per preparare questi piatti davvero gustosi. Ci sono dei piatti veramente interessanti come tutti gli anni, ma anche il prodotto quest'anno è molto bello perché non abbiamo nessun fermo pesca e abbiamo dei prodotti che sono veramente delle eccellenze. Sono veramente felice di questa cosa che sia cambiata anche questa data. E dobbiamo dire anche che fra poco salirete sul palco perché sosterrete come sempre gli chef che daranno spettacolo con i cooking show. Sì, noi siamo di supporto ai chef che vengono per realizzare i cooking show e li coadiuveremo in quello che possiamo fare per la buona riuscita di tutto l'evento. Ecco. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti e arrivederci. Ed è iniziato in questo momento il cooking show previsto per questa serata e ovviamente sul palco c'è il vino ufficiale di questo festival, tutti i produttori di Bianchello d'autore ovviamente sono presenti perché appunto essendo vino ufficiale lo troviamo nei vari stand, nel palco, tutto quello che riguarda il festival c'è il nostro Bianchello del Metallo. Penso che sia il prodotto ideale perché riusciamo a condire questi grandissimi brodetti con il nostro Bianchello del Metauro, quindi valorizziamo la nostra tipicità, la nostra eccellenza in un mare con un tramonto così bello, quindi penso che sia il chiudere un cerchio veramente eccezionale. E siete 9 cantine in totale? Siamo 9 cantine, tutti aderenti a Bianchello d'autore, cerchiamo di promuovere il territorio, cerchiamo di promuovere ciò che facciamo costantemente, ci mettiamo la faccia e cerchiamo di valorizzare questo vitigno che è portato all'estero a grandi risultati e a volte viene un po' bistrattato nel territorio, quindi cerchiamo di valorizzarlo. Certo, e sappiamo insomma che anche queste cantine stanno crescendo, questi produttori stanno esportando anche a livello marchigiano, a livello nazionale, addirittura internazionale. Un vino che si abbina benissimo con tutti i cibi e perfettamente con il pesce. Certo, perfettamente con il pesce, abbiamo produzioni biologiche, abbiamo la nostra agricoltura sostenibile che cerca di salvaguardare il territorio, quindi siamo un bel collante per questa valorizzazione turistica e penso che sia l'ideale ovviamente cercare di abbinare a questi piatti il nostro Bianchello del Metauro. Paola, Omnia Comunicazione anche quest'anno ha dato il meglio di sé, ha lavorato tantissimo per la riuscita di questo evento, un nuovo format, un format vincente. Sì, 16ª edizione del festival, quindi una grande storia, però cerchiamo sempre di rinnovare. Quindi oltre alle nuove date in luglio che ci permettono di fruire molto di più del lungomare e di non incappare nel problema del fermo pesca che avevamo in passato a settembre, abbiamo anche la possibilità di proporre delle novità come cerchiamo di fare ogni anno. La novità grande di quest'anno è il format della ristorazione, quindi non soltanto il brodetto perché è un festival del brodetto ma delle zuppe. Quindi abbiamo il brodetto alla sambrevettese, abbiamo il cacciucca alla livornese e ovviamente il brodetto alla fanese. Un festival che cerchiamo di far crescere di anno in anno, come sempre si confermano i grandi chef sul palco centrale, gruppi musicali, incontri, area kids, bambini e quant'altro insomma. Abbiamo notato anche una nuova immagine del festival. Sì, quella è la parte che ci diverte di più, ovviamente essendo noi principalmente uno studio creativo. Abbiamo cambiato? Sì, cerchiamo di cambiare ogni tot anni. L'immagine dello scorso anno è stata per un paio d'anni, quest'anno l'abbiamo rinnovata. Non c'è più un'immagine unica, come era lo scorfano che è stata per tanti anni. Abbiamo proposto delle variazioni, quindi c'è questa fusione tra l'ingrediente e l'utensile che si uniscono ovviamente in cucina e ci sono questi 4 oggetti che vanno ad illustrare un po' quello che è la zuppa raccontando nelle sue componenti. Ovviamente
ovviamente il festival non finisce qui perché ci sono altre due giornate che vi vedranno impegnati. Assolutamente sì, abbiamo avuto ieri sera il grande maestro Igles Corelli, questa sera c'è Roberto Di Pinto, domani sera abbiamo Andy Luotto e l'ultima serata, domenica sera, c'è la sfida internazionale tra chef. Spagna, Albania e Italia si sfideranno sul palco centrale, il tutto come sempre condotto dal grande Federico 40, quindi chiudiamo la grande con una bella sfida che rende in effetti questo festival internazionale come il suo nome vuole, insomma. Assessore, anche questa seconda serata ha dato dimostrazione che il festival sta crescendo di anno in anno, tanta gente alle sue spalle, quindi anche tanti turisti. Tanta gente, nonostante il campionato del mondo di calcio, un pochino di tempo che ci ha fatto dubitare, però siamo molto soddisfatti perché appunto la manifestazione si è radicata e, come mi diceva lo chef, apprezza lui moltissimo l'essere tornati a riconquistare le piazze, il rapporto con la gente, la condivisione delle sfide culinarie che rappresentano tanta parte della cultura nazionale e poi un incontro di popoli, un incontro di tradizioni, la messa a confronto di gusti, ci si conosce e si moltiplicano le possibilità di relazioni. Questo è molto bello, credo che Fano lo stia interpretando molto bene, anche con una cura in più rispetto a qualche momento del passato che ci aveva fatto un po' pensare. Che cosa ne pensa invece del fatto che la kermesse sia stata anticipata? Questo adesso fa parte dell'organizzazione, ovviamente c'è chi ha il polso della manifestazione. Io, da un punto di vista di assessore, l'ho appoggiata perché mi sembra più giusto lanciare all'estate in un momento di non fermo pesca. Fermo pesca era un po' un ossimoro, se vogliamo, un controsenso, anche se il pesce arrivava fresco, però c'erano sempre dubbi. E poi stiamo vedendo che un lancio della stagione, appena dopo passaggi, straordinario. A me piace chiamarli cuochi, anche se sono chef, perché identità fa rima con dignità. Il nostro paese è il più grande al mondo per quanto riguarda la cultura enogastronomica. Non c'è Francia che tenga, non ci sono Stati Uniti, non c'è la Spagna, non c'è nessuno. L'Italia è il paese più grande al mondo per l'agricoltura e per la traduzione dell'agricoltura in piatti, cioè l'enogastronomia. E allora smettiamola di chiamarli chef. Quanto è bella la parola cuoco, e chiamiamoli cuochi. E a rendere tutto più magico, come sempre, Federico 40, grande sostenitore del Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce, ormai lo conosciamo tutti, volto noto di Rai 1, Rai e Radio Decanter, insomma tantissime cose. Quest'anno ti ritroviamo a Fano, ti ritroviamo al nostro festival, fra l'altro abbiamo visto anche sulla tua pagina Facebook l'annuncio ufficiale che ieri, insomma, è ripartito. Sì, ma io ieri, anzi no, di la verità oggi, perché ieri ho cominciato a girare a Trieste, poi ho finito oggi, poi ho preso la macchina e ho attraversato un po' d'Italia per venire fino qua, ci ho messo 5 ore, però sai, prima io finivo l'estate a Fano e ora invece la comincio, quindi non cambia niente. Il contrario. Non cambia nulla. La giornata è un po' più lunga, il cielo forse è un po' più terso, però poi l'atmosfera è sempre quella. È bellissima, io sono innamorato di Fano, è una città stupenda. Poi il Festival del Brodetto per me ha un valore particolare. Intanto è 10 anni che vengo e poi, a parte quello, io sono genovese. E a Genova la zuppa di pesce è piatto di casa, piatto di famiglia, esattamente come qua. È piatto povero, esattamente come qua. È piatto intelligente, esattamente come qua. Ed è un piatto che racconta le storie dei marinai. Se tu hai un centro che ha un porto, è un luogo di passaggio dove si accresce la cultura, si accresce la ricchezza, l'esperienza. No? La tradizione. Sì, diventa... È lo scambio, è l'essenza dell'esistenza. Sai che i luoghi di mare sono sempre quei posti dove avviene un miracolo, che è l'equilibrio degli opposti. Nei porti, nei luoghi di mare, avviene questa cosa, gli opposti si mettono in equilibrio e succede solo in quelle città che hanno un porto. Quindi succede anche nella nostra cara e amata città della fortuna. Questa sera è cominciato a presentare gli show cooking, però non finirà qua perché abbiamo ancora delle giornate importanti, sabato e domenica. Ma in realtà ieri sono cominciati gli show cooking e so che c'era un'altra presentatrice molto brava, peraltro. Che ti ha sostituito, però non arriverà mai al tuo livello. No, mi hanno detto che sei stata bravissima. Infatti a Bologna c'era coda.
E allora io ho chiamato e ho detto fatelo fare a lei che è brava, bella e brava. Sì, anche domani e anche dopodomani. Domani ci sarà un altro cooking e poi domenica ci sarà la sfida internazionale, perché è vero che la nostra costa è disseminata di pesce in zuppa. Ad esempio c'è il broetto nella zona veneta, poi si sale in Friuli, si fa con i pesci fritti e si chiama brodetto, poi si va anche nella zona della Dalmazia e c'è il broetto, che però con una T sola, broetto, e poi scendendo ci sono i brodetti, poi diventano zuppe, poi diventano cuscusu, poi risalgono, diventano cacciucco, diventano ciupin, diventano buridda in quel della Sardegna e della Liguria, per arrivare fino alla Francia si chiama bouillabaisse. Però in realtà le zuppe di pesce ci sono in tutti quei luoghi che vivono a contatto con il mare, perché è il racconto del popolo. E allora l'idea grandiosa degli organizzatori è quella di mettere qui, come testimonianza di una cultura diversa ma che ci arricchisce, anche realtà e ricette di altri paesi. Un popolo, se chiude i confini, rimane da solo, rimane fine a se stesso. Un popolo, se apre la porta, le porte, i confini, diventa ricco. Un popolo che chiude è un popolo ottuso. Federico, insomma, è sempre davvero un piacere ascoltarti e la città di Fano, il nostro festival, è davvero orgogliosa di averti di nuovo con noi. Buon Festival del Brodetto. Ciao, vi aspetto tutti a Fano. Già il linguaggio. Il linguaggio dei napoletani è poesia, è storia, è cinematografia, è arte, è musica. Allora, i napoletani, per spiegare un piatto, per spiegare un oggetto, per spiegare un momento di vita, usano delle allegorie. Pensa che io a 18 anni sono andato via da Napoli e non ci sono più tornato perché odiavo la cucina napoletana. Perché ho iniziato a lavorare presto, a 15-16 anni, nei negozietti sotto casa, dal panificio alla pasticceria, al ristorante. Per me era tutto troppo scontato, perché a casa mangiavo bene. Quindi andare al ristorante a fare le stesse cose che faceva mia mamma, ma che secondo me mia mamma faceva meglio, era una cosa, dici no, me ne devo andare, voglio andare a cucinare le quaglie in Francia, voglio imparare a fare questo. Roberto Di Pinto, grande chef che questa sera salirà sul palco centrale del lungomare di Fano, pronto per stupirci con uno show cooking. Innanzitutto raccontiamo qualcosa di te, napoletano. Poi sappiamo anche che, come raccontavamo poco fa sul palco, hai lavorato fino a poco tempo fa al Bulgari Hotel di Milano. Sì. Poi come mai questa scelta all'ultimo di scelta lasciarlo? È che una mattina mi sono svegliato e non ero più felice, quindi... La felicità secondo me è la cosa più importante della vita, quindi oggi aprirò il mio ristorante che si chiamerà Sine, quindi dal latino senza, e a Milano, sempre a Milano, e quindi bisogna ricercare la felicità, bisogna essere, il mio lavoro, io amo tantissimo il mio lavoro, quindi il giorno in cui mi sono svegliato e non ho pensato che bello vado a lavorare, mi sono posto un problema. Ti sei rimesso in gioco? Mi sono rimesso in gioco, sì. Stavo troppo bene, quella zona di comfort non mi piaceva più. E quindi hai deciso di cambiare. Questa sera invece che piatto ci preparerai? Questa sera giocherò un po' con le consistenze dei pesci, con varie tecniche di cottura. Il calamaro lo userò crudo, ma invertendo una tecnica giapponese che si chiama shabu shabu, per una leggera cottura al contrario. E quindi questo brodetto di pesce, diciamo, farà un po' il giro del mondo. Nome del piatto? Brodetto all'acqua pazza, perché prendiamo un po' spunto dalla mia terra. Hai avuto modo di assaggiare anche il brodetto, certo, tipico di Fano? Certo, certo. Ovviamente prima di poter dissacrare un mito bisogna conoscerlo, quindi ne ho mangiato più di uno. Diciamo, come nella mia terra, basta andare, attraversare la strada e le versioni sono talmente diverse da un posto all'altro, però poi si capisce bene qual è il senso. Cioè grande materia prima, cottura perfetta dei pesci e la bontà, comunque sia col pomodoro senza, rimane tale. Bene, grazie mille Roberto, speriamo di averti il prima possibile di nuovo qua a Fano. Volentieri. Buon proseguimento, buona ci serata. Vediamo dopo sul palco. Grazie, a dopo.
I gamberi da 50 euro al chilo, no? Logicamente, questo è un folle. Cioè, però devi dimostrare alla gente che utilizzando un gambero da 50 euro al chilo rispetto a quello di 20 risparmi. No, è vero, cioè risparmi. Cioè, certo. Se tu utilizzi la testa in quel modo che ti ho detto, certo. E fai un risotto in bianco e gli metti le proteine, ci vai, vuol dire che stai utilizzando un prodotto a costo zero. Quindi quei 50 euro al chilo costano già 25, poi dopo te lo puoi mangiare più e mangi molto meglio, no? Sì. E funziona tutto in questo modo, cioè dimostro alla gente che utilizzando una materia prima importante nel modo corretto poi riesce a... Assolutamente, okay. La materia prima è fondamentale, così anche come è importante la qualità di tutti i prodotti, a partire anche da quelli base, dall'olio ad esempio, certo. Noi diciamo tutti gli anni, è fondamentale. Tra l'altro mettiamo dell'olio nelle nostre macchine che costa 10 euro al litro e vogliamo comprare degli oli che costano 5 euro, cioè... Non funziona così, no? Quindi iniziamo una giornata che è cominciata un po' incerta per quanto riguarda il meteo, invece è andata bene dopo il taglio del nastro di ieri, oggi siete ripartiti alla grande. Il meteo non è stato proprio a nostro favore, perché ci aspettavamo una serata più tranquilla. Comunque la gente ha visto che si rimetteva ed ha riempito il Lido. Quest'anno con il Lido tutto intero, perché è il primo anno che noi abbiamo sviluppato tutta la manifestazione su tutta la lunghezza del Lido. E abbiamo visto che, primo, c'è più gente e secondo, è apprezzata perché la piazza è libera, dà quel senso di vivibilità, non è ammassata, non ci sono tutte le attività. Perciò, possiamo dire un grande successo? Sì, le premesse ci sono tutte. Dopo due giorni qui sta andando tutto bene, non ci sono stati intoppi di rilievo, perciò domani, dopodomani il tempo è previsto molto molto buono, perciò ci sono tutte le premesse per andare avanti. I miei occhi chiuderò, i miei occhi chiuderò. Fiorelli, questa 16ª edizione è un nuovo format, sicuramente un format vincente. Credo che anche se siamo al secondo giorno, credo che sì, è il format vincente. L'abbiamo fatto proprio perché siamo nel mese di luglio, oggi è il 6 luglio, due mesi prima, ormai l'abbiamo detto in tutte le salse, e i risultati dopo due giorni ci stanno dando ragione, perciò credo che andremo avanti così anche in futuro. Questo è un bel partire, è un modo giusto per far gustare il nostro piatto, la nostra cucina e anche far apprezzare la nostra città nel mese di luglio a quelli che sono già ospiti della nostra di Fano, perciò lo abbiamo fatto con entusiasmo e continueremo a farlo con entusiasmo anche per il prossimo anno, negli anni a venire, perché come dico sempre non è mai un punto di arrivo quello di quello che sta succedendo, e stasera ne abbiamo la dimostrazione, perché benché il secondo giorno, benché venerdì, il Lido è pieno di gente, le nostre tre case del Brodetto sono piene, hanno già fatto tante porzioni di Brodetto. Io credo che possiamo solo essere soddisfatti di quello che sta succedendo al Lido, e credo che poi la serata clou di sabato ne darà la conferma di quello che sto dicendo. Come sempre ci sono tanti soggetti dietro le quinte, non soltanto Confesercenti, Omnia, Comune, Regione, Camera di Commercio, il Ministero quest'anno con il MIPAF che vi ha sostenuto, tant'è che abbiamo anche delle belle iniziative nella cavea del Lido, ma anche degli sponsor privati che continuano a supportare l'evento e a credere insomma in quello che fate. Guarda, dobbiamo partire dalla collaborazione che abbiamo intrapreso con Confesercenti, Omnia Comunicazione. È una collaborazione che sicuramente ci porta dove Confesercenti, che ha più rapporti istituzionali, che tu hai appena accennato, arriva a Omnia con i privati. I privati quest'anno sono stati importantissimi, sono due o tre privati nuovi, sono delle importanti realtà del nostro territorio, e credo che ci supporteranno bene anche in futuro, perché
Abbiamo una grande visibilità sia sui media, sui social, dappertutto. Credo che come quest'anno non abbiamo mai avuto tanta visibilità, perciò anche i nostri sponsor privati, ne accenno due storici che sono Conad e la Banca di Credito Cooperativo, saranno soddisfatti del lavoro che stiamo facendo quest'anno. Ci continueranno, sono sicuro, a supportare anche in futuro. Non posso fare a meno di nominare Profiglas, che entra quest'anno per la prima volta al Festival, e tutti ormai a Fano sappiamo chi è Profiglas, è una grande realtà e che in questo momento sta anche crescendo a livello occupazionale. Perciò sono tutte importanti realtà del nostro territorio, non solo del turismo ma anche in tutti gli altri settori, dal commercio all'industria. Stiamo crescendo e questa è l'unica grande soddisfazione che posso avere da questo festival. E per concludere possiamo dire che nel 2019 ci ritroveremo sul lungomare Simonetti di Fano, sempre nel mese di luglio? Sono sicuro di sì, sono sicuro che Confesercenti confermerà tutto quello che ha già deciso quest'anno, perciò ci ritroveremo qua nel mese di luglio 2019. 17esima edizione, facciamo gli scongiuri. Quanti maggiorenni. Certo, però ormai credo che il Festival del Brodetto abbia intrapreso quella strada giusta che può portare solo futuri successi per la città di Fano, perché quello che vogliamo è il bene della città, basta, nient'altro. Perciò... In primis, ma sta diventando proprio a livello internazionale, insomma, quindi un festival che cresce. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissi tutti già da anni, perciò quello di farlo crescere non solo nella nostra regione, ma fuori dai confini dei regionali, ma in tutta Italia. E credetemi quello che sto dicendo, stiamo lavorando anche con tante realtà europee, non solo del Mediterraneo ma anche di altre situazioni, perciò può solo crescere. Credo che in futuro anche tutti gli amministratori della città saranno contenti del lavoro che stiamo facendo e che andremo a fare, perciò grazie anche. I ringraziamenti vanno anche a Fano TV e a tutti quelli che ci hanno sempre supportato, perché se Fano ci conosce, i fanesi ci conoscono e tutta la provincia e la regione oggi ci conosce, è anche grazie ai media e grazie anche a Fano TV che ci è sempre stata vicino in questi anni. Grazie ancora a tutti voi. Grazie a te e buon Festival del Brodetto delle Zuppe di Pesce. Buon proseguimento. Grazie mille a tutti.